Sono Alice, ho 41 anni, sono sarta e insegno sartoria. Ho iniziato guardando le mani di mia nonna, che era una sarta, e lei ha imparato da suo padre, il mio bisnonno, che era il sarto del paese. Quindi è un'emozione, una passione che si è trasmessa di generazione in generazione. Ho passato l'infanzia a distruggere letteralmente i vestiti di mia madre, a tagliarli per farli diventare della mia misura. Da ciò che trovavo in casa io riuscivo a costruirmi di tutto. Mi piace definirmi sarta, ma non inteso come una sarta d'alta moda, una sarta fashion. A me piace proprio identificare come la sartora, quella bergamasca, quella di paese, quella che sta in mezzo alla gente, quella che aggiusta, quella che non spreca, che utilizza dei bei tessuti perché vuole che durino il più possibile. Mia nonna raccontava del mio bisnonno che prendeva la sua macchina da cucire, la metteva in mezzo alla piazza, lui aveva questa piccola bottega in piazza, e intorno a lui si creava un mondo, c'era il parroco, c'erano i bambini, c'erano i parrocchiani. Tra una cucita, anche un calice di vino rosso e chiacchiere, si passavano il pomeriggio. Quella è la mia dimensione di sarta e quello è quello che io voglio fare. So fare vestiti, l'uncinetto, la maglia, il ricamo, adoro tutte queste cose. Adoro insegnare, non in grandi gruppi, perché è fondamentale per me che si crei un'intimità, una relazione. Con me il corso non è un classico corso di sartoria, per me e per loro è un percorso, un pezzo di cammino che facciamo insieme. Mia figlia, che ha 5 anni, è un continuo progettare le bambole, pensare a ogni singolo dettaglio, il colore degli occhi, il taglio, il rossetto meno sulla bocca, il tipo di capelli, dove io parto da un suo disegno, da un suo desiderio, e so che la realizzazione di quel pupazzo, di quella bambola, ha un'aspettativa altissima, perché i bambini hanno chiarissimo quello che vogliono, ed è una sfida enorme che però mette in gioco tantissime emozioni in me, antiche e anche nuove. Amo anche utilizzare i tessuti degli altri, perché lì dentro c'è un pezzo della loro madre, della loro nonna, che sta riprendendo vita. E per me il tessuto ha questo tipo di sentimento. È stata una concatenazione di eventi che mi ha portato a fare questa scelta. Non facile, perché sarebbe sciocco dire che è stato facile. C'è stata qualche anno fa, non molto, la morte di mia madre, che mi ha fatto capire una cosa importante. La vita ha un termine. E non è detto che sia in là, quindi che si diventi anziani. Mi ha rimesso in discussione quel senso infinito che tendenzialmente da giovane hai. E poi ho avuto una figlia. Questa figlia mi ha portato anche a scegliere le priorità. Io volevo esserci a tutti i costi e gli orari del mio lavoro mi impedivano di esserci come volevo. Era più importante stare con mia figlia che avere quella certezza. Quindi ho fatto questa scelta anche in funzione alla come io volevo essere madre, non solo imprenditrice. Prendo ispirazione prima di tutto da me stessa, dalla mia infanzia, dai profumi, dal profumo di mia madre, e ovviamente mi viene da chiudere gli occhi, da mia figlia. E da ciò che mi circonda, in realtà l'ispirazione la trovi nel momento in cui tu sei disposta a prenderla, non è qualcosa che ti piomba addosso. Quindi per me nel momento in cui ho delle difficoltà, che non so come progettare qualcosa, eccetera, il mio primo rifugio è il mio terrazzo. Sono molto fortunata, ho un grande terrazzo, ho piante, ho fiori e ho la mia amatissima lavanda. Quel profumo è per me la pace dei sensi e da lì riparto. È difficile dire a qualcuno che vuole diventare imprenditore cosa dovrebbe fare. Posso però dirgli o dirle che avrà paura, un sacco di paura. Questa cosa è da dire,
se no uno si sente sempre sbagliato. Mi ha fatto comunque pensare che avessi fatto la scelta giusta, avere in testa due cose. Uno, che puoi fallire, quindi accettare anche il fatto che questa tua idea non duri. Non per questo sarai un fallito, ma sarai la persona che ha inseguito il suo sogno, ci ha provato e nel momento in cui non ha funzionato o ci riprovi o fai altro, insomma, non è la fine del mondo. L'altra cosa, l'esigenza di smettere di realizzare i sogni degli altri, le aspettative degli altri. Mollare questo pezzo per me è stato liberatorio, cioè adesso è il mio momento, quindi faccio quello che io voglio. E questo per me è il motore che ti porta a pensare a prescindere che ho fatto la scelta giusta.